La nostra prima priorità è battere la crisi e ripartire. Lo ha detto il presidente di Conf Cooperative Modena, Gaetano De Vinco, all'assemblea annuale dell'associazione celebrata il 27 marzo al baluardo della Cittadella. Alla presenza di 120 cooperatori, rappresentanti delle istituzioni, banche e associazioni di categoria, hanno portato il loro saluto il sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli, il presidente della Camera di Commercio Maurizio Torreggiani, i presidenti di AGC Mauro Veronesi e Lega Coppe Lauro Lugli, l'assessore regionale alle attività produttive Palma Costi e il presidente nazionale di Conf Cooperative Maurizio Gardini. De Vinco ha indicato altre due priorità: prevenire e isolare le false cooperative che danneggiano la reputazione della cooperazione onesta e sana, proseguire il percorso di avvicinamento tra AGC, Conf Cooperative e Lega Coppe, che a dicembre 2014 hanno costituito il coordinamento provinciale dell'Alleanza delle Cooperative Italiane. Il 27 marzo è avvenuta anche la premiazione di ImprendoCoop, il progetto per favorire l'occupazione e l'imprenditorialità, ideato da Conf Cooperative Modena e Fondazione Democenter SIPE, con il patrocinio e sostegno del Comune di Modena e Demilbanca. Hanno ricevuto l'attestato di partecipazione i rappresentanti degli 11 progetti d'impresa che hanno completato il percorso formativo e presentato un business plan valutato dal Comitato Tecnico Scientifico, che ha anche scelto i tre progetti ai quali assegnare un premio in denaro. Il primo premio, 2.500 euro, è andato a Stars & Cows, i cui proponenti, quattro persone che si occupano di gestione e selezione del personale, vogliono creare un portale web per avvicinare i neolaureati alle imprese, coinvolgendo manager senior disposti a trasmettere le loro competenze ai giovani. Il secondo premio, 1.500 euro, è stato assegnato a News Spettacolo Giovani, un gruppo di ragazzi che avrà il compito di sviluppare sui social media il giornale gratuito News Spettacolo, la guida dei locali del tempo libero, nata a Modena oltre 20 anni fa. Il terzo premio, 1.000 euro, è andato al progetto denominato Tibuia, i cui proponenti vogliono produrre e vendere la sfogliata di finale miglia, conosciuta anche come torta degli ebrei, e altri prodotti da forno tipici locali. L'erogazione dei premi in denaro è vincolata alla costituzione di un'impresa in forma cooperativa aderente a Conf Cooperative Modena. La premiazione è stata preceduta da un evento condotto dal direttore di TRC Ettore Tazioli, che ha intervistato gli aspiranti imprenditori e i promotori del progetto. Cristian Golinelli, direttore di Conf Cooperative Modena, Francesco Baruffi della Fondazione Democenter SIPE, Daniele Ravaglia, direttore generale di Emilbanca e Tommaso Rotella, assessore alle attività economiche del Comune di Modena. ImprendoCoop è stata una bella idea che ha avuto una concretizzazione molto fortunata. Ha dato una risposta importante ai temi dell'occupazione. Ne siamo rimasti davvero entusiasti e riteniamo che riprodurremo l'esperienza anche nei prossimi anni.